Benvenuto! Oggi su Heavy Metal Heaven parliamo di un buon passo in avanti per una band che già in precedenza aveva espresso spunti interessanti. La prima volta che siamo venuti in contatto con i Silent Obsession fu nel 2020. All'epoca il loro EP d'esordio Lost ci aveva colpito in due direzioni diverse. Da un lato il gruppo era interessante, non solo per il suo provenire da un luogo ben poco usuale per il metal, come l'Algeria. Il suo pregio era proporre un death metal sui generis, ma meno scontato di tanti altri, con in particolare un buon focus sull'oscurità e ottime doti tecniche. Dall'altro, tuttavia, in quell'occasione avevamo anche constatato come il gruppo fosse acerbo e non riuscisse a dare un focus ben preciso alla propria musica. In più Lost soffriva di un suono davvero sporco. Anche questo, come l'altro, è un problema che la band ha affrontato e in buona parte sconfitto, come dimostra il secondo EP, Countdown. Oltre che meglio registrato, è un album con le idee più chiare, in cui Silent Obsession mostrano maggior consapevolezza e maturità. Anche il loro death in parte si è evoluto, inglobando influssi che stavolta vanno dal thrash al metal moderno, in apparenza senza troppo starci a pensare. Il gruppo non varca la soglia di questi generi con la precisa intenzione di farlo, ma ne usa gli stilemi in maniera saggia quando ne ha bisogno. O almeno questo è ciò che si può sentire dal poco che esprime Countdown. Sì, perché un altro dei difetti di Lost qui purtroppo si è ingigantito. Se l'EP precedente era inconsistente nei suoi 12 minuti, stavolta i Silent Obsession hanno addirittura dimezzato la sua durata. Le due canzoni più intro volano via in un lampo. Un peccato considerando il livello medio espresso. End of an Era, per esempio, si rivela molto buona, con la sua impostazione diretta grazie a influssi thrash, ma senza disdegnare qualche tecnicismo a tratti, e neppure una certa oscurità. A lasciare l'impressione migliore è però Exhausted Resources, con la sua anima obliqua espressa da elementi dissonanti intersecati con le classiche cavalcate death. Tra momenti vorticosi e altri soltanto diretti, rabbiosi, si crea un'atmosfera cupa che avvolge molto bene. Al termine di questi poco più di 6 minuti resta il rammarico. Qualche altro brano e potevamo avere un EP convincente, solido, ottimo. Countdown lo è in parte, ma la sua brevità lo penalizza molto e impedisce di capire davvero quali siano le attuali condizioni dei Silent Obsession, che aspettiamo perciò con dischi un po' più sostanziosi. Grazie alla nuova consapevolezza sentita qui, gli algerini sono in grado di imbastire qualcosa di alto livello. Almeno di ciò siamo piuttosto sicuri. Voto di Heavy Metal Heaven, 68 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video, metti il like, condividilo e commentalo. Iscriviti al canale e clicca la campanellina per rimanere sempre aggiornato a proposito dei nostri nuovi video. Inoltre, puoi seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.